Ciao beautine, bentornate in questo nuovo video. Allora, oggi vi propongo questo trucco elegante che sarebbe perfetto anche per una cerimonia, però visto che le cerimonie per quest'anno direi che sono rimandate, vi propongo questo look che potete utilizzare per qualsiasi occasione in cui necessitate di un look elegante. È un trucco molto molto simile a quello che vi avevo proposto per Pasqua, con l'unica differenza che questo qui ha toni freddi, mentre quello per Pasqua a toni caldi. Direi quindi di non perderci in chiacchiere perché il trucco è davvero semplicissimo. Iniziamo ad applicare lo scotch alla fine dell'occhio, il correttore sotto dalla palpebra e l'ombretto color carne opaco sotto l'arcata sopraccigliare e nella piega dell'occhio. Nella piega dell'occhio creo una sfumatura leggera utilizzando questo ombretto marroncino freddo. Nella parte finale dell'occhio e nella piega dell'occhio applico questo marroncino più scuro rispetto al precedente, però sempre freddo. Su tre quarti della palpebra mobile applico l'ombretto argento. Creo un punto luce nell'angolo iniziale dell'occhio e sotto l'arcata sopraccigliare con questo illuminante. Realizzo una mega riga di eyeliner utilizzando l'ombretto marroncino freddo. Intensifico l'eyeliner con l'ombretto nero. Sopra l'ombretto argento applico un primer per glitter e successivamente ci tampono questi bellissimi glitter champagne argento e termino il trucco occhi applicando il mascara solo sulle ciglia superiori dell'occhio. Passiamo al look labbra e per questo look andrebbe bene qualsiasi colorazione, ma io ho preferito una versione nude, quindi vado a contornare e riempire le mie labbra con una matita nude. Su tutte le labbra poi applico questo bellissimo rossetto in crema nude. Ed il tutorial è terminato. Come avete visto, è semplice ma elegante ed effetto. Io spero che vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un like e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao, biosine!